Ciao Voglio, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come sbalordire tutti con poche note, anche se non hai mai toccato il pianoforte. Ok, questo è un tutorial, diciamo, per neofiti, anche se il jazz manetti sul piano ti consiglio di guardarlo perché credo che verrà fuori qualcosa di veramente bello, qualcosa che puoi applicare nell'immediato, qualcosa che ti darà subito soddisfazioni e quindi è cosa buona e giusta. Ti ricordo, prima di andare al pianoforte a vedere le note, che è iniziato il Black Friday sulla mia scuola di pianoforte online, quindi trovi tutti i dettagli qui sotto e tutti i corsi sono al 30% di sconto. Detto ciò, andiamo a vedere di che note si tratta. Vieni con me, ti faccio vedere oggi un po' di magia. Ti faccio sentire quello che dovrebbe essere il risultato finale e poi ti faccio vedere nota per nota quello che dovresti fare per raggiungere questo risultato. Sentiamo. Com'è? È molto, molto, molto carino secondo me. E ora ho messo qualche abbellimento per renderlo più carino e ti faccio vedere anche come renderlo anche più coinvolgente man mano che andiamo avanti. Vediamo ogni mano. Io partirei dalla sinistra che è la più semplice. Questo è il Do centrale, il Do che spacca in due il pianoforte. Siamo ta-ta-ta-ta-ta-ta, non su questo Fa, ma sul Fa più giù. E utilizziamo come apertura mignolo e pollice. Se hai un dito su ogni tasto bianco ti troverai per forza di cose col mignolo sul Fa e col pollice sul Do. Quindi Fa Do da suonare in contemporanea, questi prendono il nome di bicordi, quindi Fa Do da suonare in contemporanea, Sol Re da suonare in contemporanea, La e Mi, quindi basta che veramente ti sposti di un gradino verso l'alto, La Mi da suonare in contemporanea e La Mi ancora un'altra volta da ribattere. Basta, questa è la sinistra, quindi esercitati un attimino. La mano destra invece si muove essenzialmente su queste note, te le faccio vedere. Siamo all'interno dell'ottava di Do, da Do a Do, e le note che prenderemo in considerazione sono il Do, il Si, il Do Re Mi e il Sol. Diciamo che in tutta la scala le uniche note che non andremo a toccare saranno il Fa e il La, queste due qui. E ho scelto di realizzare questa melodia molto carina che inizia con Do Si Mi, proprio perché questo è un bellissimo, questo semitono e poi questo salto crea qualcosa di molto bello secondo me. Dopodiché, una volta che siamo arrivati col pollice sul Mi, si scavalca e si fa con l'indice Re. Il medio prende il posto del pollice, quindi il pollice ritorna a prendere la sua posizione. Mi, Re, Mi, Sol, Mi. Fatto. Vediamo ancora. Do, Si, Mi, scavalco con l'indice Re, Mi, Re, Mi, Sol, Mi. La prima volta, la seconda volta è Do, Si, Mi, scavalco, Re, Mi, Sol, Mi, Re, Do. Insomma, nulla di trascendentale. Proviamo a farlo un po' lentamente. E cosa molto importante, la mano destra si dice, in gergo tecnico, che parte in levare, ossia parte da sola. Perché i pezzi più belli, i pezzi più entusiasmanti, i pezzi che ti coinvolgono sin da subito, come quei film dove già dai primi 10 secondi sei già catapultato dentro il film. Poi ci sono quei tipi di film invece dove prima devi conoscere il personaggio, eccetera. Non che non siano belli le altre tipologie, ma come nella musica, ci sono le musiche che partono piatte e ci sono le musiche che partono che il pezzo sembra già iniziato. Io preferisco questo secondo tipo e se ci pensiamo la maggior parte dei pezzi partono con la mano destra da sola. Mano destra da sola. Quindi la gran parte dei pezzi, se ci andiamo a pensare, partono con la mano destra da sola e questo tipo di partenza prende il nome di partenza in levare. Anche qui partenza in levare, lentamente, guarda un po'. Do, Si, Mi, appena tocco il Mi col pollice, bam!
scavalco, re, mi, re, mi, sol, mi. Adesso appena prendo il mi ho il sol e il re. E poi di nuovo do, si, mi, cambio, re, mi, sol, mi, re, do. E qui posso decidere se stare fermo o ribattere un'altra volta. Tra l'altro, se tutto ciò che stiamo piacendo ti piace, ti invito ad andare sulla mia scuola online che si chiama Piano Lion, come leone, pianolion.it. Siamo nel periodo del Black Friday e tutti i corsi sono scontati del 30%. C'è anche il percorso di improvvisazione, ci sono tanti percorsi dove puoi imparare a fare queste figate. Torniamo a noi. E ok, adesso che hai capito un pochettino come fare questa introduzione, proviamo ad andare un pochettino più avanti e ti faccio vedere come è possibile, senza aggiungere niente a quello che abbiamo già fatto, renderlo ancora più bello. Stai a sentire. Allora, rifaccio quello che abbiamo fatto. E fin qui è tutto quello che abbiamo fatto. Guarda cosa succede se adesso alla mano sinistra, anziché fare questi bicordi statici, cioè la mano ferma giù, se iniziamo ad alternare il mignolo col pollice. Quindi il fa do non è più fa do statico, ma è fa do, fa do, fa do. Il sol re non è più statico, ma diventa sol re, sol re. Guarda, parto un po' da prima. Questo è quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo ottenuto del movimento perché ora ci sono più note alla mano sinistra senza dover fare grandi cose. Se vogliamo ancora renderlo un pochettino più raffinato, ci andiamo ad aggiungere un altro bicordo alla mano sinistra. Per ora ci siamo soffermati su fa do, ci siamo soffermati su sol re e poi, non so se ti ricordi, facciamo per due volte la mi, ma se la mi lo facessimo una sola volta e la seconda volta andiamo a fare mi si. Sei pronto a sentire cosa viene? Andiamo. Partiamo sempre easy, poche robe. Alterniamo. Ok, verso la fine mi sono dovuto un attimino sfogare perché questo tipo di improvvisazione aveva bisogno di prendere il volo. Benissimo, io spero che sia stato tutto chiaro, che tu ti sia divertito, che tu possa un attimino ricopiare bene sulla tua tastiera queste note e iniziare in questo periodo, magari anche natalizio, a far sentire agli altri che cosa sei in grado di fare. Se il video ti è piaciuto mi faresti un grandissimo favore a mettere un pollicione verso l'alto, perché YouTube spinge quei video che hanno il pollicione verso l'alto. Commentate, che sono felice di leggervi, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!